Ciao a tutti e benvenuti in cucina. Oggi voglio preparare un piatto che è un comfort food, uno di quelli che la domenica non può mai mancare nelle tavole italiane. Insomma, ognuno ha la sua tradizione, ognuno ha i suoi ricordi, però oggi vediamo se riusciamo a trovare qualche piccolo segreto per renderlo ancora forse più speciale. Vado a realizzare lo spezzatino con le patate. Andiamo a vedere cosa utilizzo per realizzare il piatto. Allora, ovviamente i bocconcini di vitello. Vedete questi qua? Che belli. Questo qua è un vitello e la parte della carne che viene tagliata è la spalla. Potete farvelo tagliare dal macellaio, come ho fatto io. Costa sui 16 euro al chilo, quindi non è così esagerato. Oppure potete comprare il pezzo di spalla e poi tagliarlo a pezzettoni, come viene fatto in questa maniera. Qua, per comodità, l'ho trovato già pronto e mi è venuta voglia di fare il piatto. Per questa quantità di ingredienti ne utilizzo un chilo. Poi utilizzo qualche costa di sedano fresco, una cipolla, tre carote, qualche pomodoro fresco di quelli duri, poi vi faccio vedere il perché devono essere piuttosto duri e non quelli morbidi, tre patate, il brodo vegetale. La quantità deve essere sufficiente per far cucinare lo spezzatino per un paio di ore almeno, sale, pepe, un rametto di rosmarino, olio extravergine di oliva e un po' di farina 00. Andiamo a vedere i procedimenti. Prima, sigla! La prima cosa che faccio è andare a pulire e preparare le verdure. Inizio con le patate, quindi intanto le abbiamo lavate, tirate via tutta la terra, dopodiché vado a tirarle via la buccia. E poi vado a tagliarle a dadoni, quindi in questo caso, considerando che li metteremo gli ultimi 20-25 minuti, massimo 30 minuti, facciamo dei pezzettoni di questo genere qua, quindi grossi così. Questa qua è la dimensione che ci occorre. Li andiamo a mettere in una bowl con dell'acqua, in modo da non farli ossidare ed annerire. Proseguo con il sedano, anche qui vado a tirare via la parte della fibra e poi faccio dei pezzettoni piuttosto grossi. Di questo genere qui. Quindi anche questi li teniamo di queste dimensioni e le mettiamo da parte. Discorso identico anche per la carota, la vado a pelare, elimino l'estremità e anche qua pezzettoni piuttosto grossi, e siamo su un centimetro e mezzo circa, così. È la volta della cipolla, anche qui tiriamo via le estremità. Questa è una signora cipolla di Tropea, anche qui pezzettoni molto grandi, quindi la divido in quattro e poi proseguo così anche qua. Per quanto può sembrare assurdo, si può pelare anche il pomodoro senza doverlo far sbollentare e poi mettere nell'acqua ghiacciata. In che modo? Ovviamente per questo vi dicevo di scegliere un pomodoro piuttosto duro, invece così ci risparmiamo un bel po' di tempo. Sempre con un pelapatate, vedete? Voilà. Semplice, semplice. Tiriamo via, come vedete, è anche piuttosto semplice. Ovviamente il taglio del pomodoro si fa con un coltello seghettato per non rovinare la lama, quindi andiamo a tirare via questa parte qui. Andiamo poi a tagliarlo in questa maniera, senza tagliarlo completamente, senza tirare via la punta, voilà, in modo che faccia un po' questo effetto. Questo piatto è uno di quei pochi casi in cui preferisco utilizzare il pomodoro fresco invece che il concentrato di pomodoro. Andiamo a mettere la carne dentro una bowl. Aggiungo un po' di sale dentro, non troppo perché le verdure rilasceranno anche il loro sale, Il pepe, e do una bella mescolata. Ora aggiungo la farina all'interno. E faccio in modo che assorbano bene tutta la farina. Questo ci servirà per evitare che la carne assorbi troppo i grassi durante la fase in cui di rosolatura. Padella calda sul fuoco. Aggiungiamo olio extravergine di oliva e faccio rosolare un po' le verdure. A
aggiungo un pochino di sale, sposto le verdurine momentaneamente dentro una boule, aggiungo ancora un po' di olio extravergine di oliva dentro la padella e faccio rosolare la carne. La fiamma in questa fase deve essere bella vivace, eh? Ora andiamo a sfumare con il brodo. Mi raccomando, il brodo deve essere ben caldo, eh? In questa maniera adesso ci andremo a recuperare anche tutta questa crosticina che si è formata all'interno. Con il brodo sempre caldo vado ad aggiungere le verdure. Aggiungiamo il brodo caldo perché dobbiamo ottenere una carne tenerissima. Se avessimo messo il brodo freddo avremmo ottenuto, avrebbe favorito la fuoriuscita di tutti i succhi e quindi avremmo avuto sì un brodo eccezionale ma una carne che risulterebbe un po' stopposa. Invece così continuiamo a mantenere tutti i succhi all'interno della carne, quindi avremo una carne tenerissima. Ora andiamo a mettere il brodo per due terzi, diciamo non lo copriamo completamente perché altrimenti facciamo un bollito, ecco. Mettiamo la fiamma al minimo. Anzi, in questa fase andiamo proprio a metterlo sul fuoco più basso, copriamo con il coperchio e lo facciamo andare così per un'ora e mezza. Dopo un'ora e mezza aggiungeremo le patate e il pomodoro. Sono passate un'ora e mezza, vedete il risultato come è già così molto cremoso. Adesso noi andiamo a dargli un'ulteriore cremosità e aggiungiamo le patate, quindi mettiamo dentro anche un po' di patate. Aggiungiamo anche il pomodoro all'interno, così. Questo ci serve per dargli un colore in più. Aggiungiamo un po' di sale sulle patate. Mescoliamo un po' il tutto. E facciamo cucinare così fino a che le patate non saranno cotte. Bene, sono passate 2 ore e mezza quasi. Vediamo se è il caso di spegnere. Facciamo la prova dello stecchino, vedete? Ecco qua, guardate, quando la patata si fa penetrare così facilmente, allora siamo sulla strada giusta. Intanto che lo spezzatino raggiunga una temperatura accettabile per non ustionarci, noi andiamo a fare l'ingrediente segreto, rosmarino. Andiamo a spelucchiarlo tutto, recuperiamo tutti gli aghi e li andiamo a triturare per bene. Mettiamo in una boule. Allora, andiamo a recuperare un po' lo spezzatino. Andiamo a metterlo qua dentro, recuperiamo le patate, andiamo le carote, patate, qua ci vogliono un altro pezzettone di carne, così. Eccoci qua. Faccio vedere bene. Ora, importante, un filo di olio extravergine di oliva e l'ingrediente segreto, il rosmarino tritato sopra, così, semplicemente così, che dà non troppo. Questo lo mettiamo giusto quando andiamo a servire, che manteniamo un po' di freschezza e di sapore al piatto. Ed eccola qua, la mia versione dello spezzatino della domenica. Quello che dobbiamo vedere, è che ci importa a noi, ovviamente, come vedete qua, è se la carne è tenera. Ora, vediamo, lo prendo con le mani, faccio una cosa che non si dovrebbe fare. Vediamo un po', mi metto qui, Guardate qua, ok? Direi che è sufficientemente tenera, È qualcosa di strepitoso, anche questa puccia qui, mamma mia, io... Guarda qua, vado a prendere questo boccone, guardate qua che roba, metto qua il boccone a favore di camera, guardate, ho preso anche una patata dentro, così almeno non diciamo che facciamo contenti anche chi delle verdure ne fa ragion di vivere. Forchetta, coltella, andiamo. Mi pongo qui a favore di camera, vi faccio vedere meglio il boccone e vado, Mamma mia,
La carne è buonissima. Il contorno forse lo è ancora di più, non so, è una cosa eccezionale. Le verdure hanno rilasciato i loro sali e umori e i loro sapori. Quindi la carne è intrinsa di questi gusti. E veramente, andateci piano con il sale, perché qui, tra una cosa e l'altra, la carne viene ben saporita e condita. Con questo piatto qui ci mangiate tranquillamente in quattro. Ok, considerando che un chilo di carne l'ho pagata 16 euro e le verdure, patate, carote, quello e quell'altro, siamo arrivati a 20 euro, quindi dividiamo 20 diviso 4 e state mangiando qualcosa di eccezionale. Andrebbe fatto più spesso, io ve lo dico, è buonissimo, è veramente buono. Spero che come sempre questa ricetta vi sia piaciuta, come anche le altre che vi ho proposto. Se così fosse, scrivetemelo nei commenti. Iscrivetevi al canale e adesso, come sapete, c'è anche la possibilità di abbonarsi al canale ed avere accesso a degli vantaggi esclusivi. Se volete farlo, ne sono stracontento. Io vi saluto, vi ringrazio e vi do appuntamento alla prossima video ricetta. Ciao a tutti dalla Crapa Pelata. Ciao belle gioie. Ciao. Mamma mia, se vado avanti così non sono mica troppo sicuro che un chilo di carne basta per quattro.